È stato inaugurato questa mattina al Bioparco di Roma alla presenza del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali Maurizio Martina, del Capo del Corpo Forestale Cesare Patrone e del Presidente della Fondazione Bioparco di Roma Federico Coccia, il MACRI, il Museo dei Crimini Ambientali. Corpo forestale che fa un'attività preziosissima per noi, si relazioni a una struttura come la vostra, in un rapporto e uno sforzo anche di dialogo con la cittadinanza, secondo me è una felice interazione, una bellissima esperienza. Credo avremo modo anche magari di ragionare su come implementare questo lavoro, però veramente vi sono grato di questa occasione. Questo museo sarà l'unico in Europa, noi siamo gli unici ad esporre questi reperti sequestrati dal Corpo Forestale in 20 anni di attività, ed è un museo che noi in qualche modo dedichiamo ai bambini. Saranno i bambini i maggiori visitatori di questo museo, noi lavoriamo con i bambini e con le scuole. Guardi, quindi sono sicuro che domani ci sarà forse qualche bracconiere in meno. Sono certo, e poi mi fa piacere, prendo anche l'occasione della presenza di stampa e TV per dire che secondo me proprio su questo tema dell'educazione ambientale, dell'educazione alimentare, noi ci giochiamo una parte importante anche delle attività prossime. Io ho la fissa ovviamente di Expo come chiave di volta per raccontare anche al paese cosa possono essere i temi di cui noi tutti i giorni trattiamo, su cui lavoriamo con l'esperienza che facciamo nell'agroalimentare, nella tutela dell'ambiente. E credo che il fatto che si possa sperimentare a Roma, in un contesto straordinario come questo, un progetto come quello che avete organizzato voi, sia l'ennesima prova, diciamo, di questo lavoro. Direttore, l'importanza di questo museo, cioè questa collaborazione con il Bioparco di Roma, qual è? È importante, prima cosa parliamo di Roma, quindi parliamo di tanti visitatori l'anno, soprattutto ragazzi, bambini, mostrare a loro un modello di sviluppo nuovo dove la tutela dell'ambiente e la tutela dell'animale è qualcosa di imprescindibile per ogni società civile. Si parla di reati ambientali, di reati anche contro gli animali, ma quali sono quelli più frequenti e soprattutto in Italia? In Italia bracconaggio, una utilizzazione inadeguata degli animali anche per quello che riguarda il maltrattamento dei non selvatici, cani, gatti, che meritano assoluto rispetto. Qual è il monito che fa il Corpo Forestale dello Stato a tutti per tutelare il nostro ambiente, anche in questo caso, anche per evitare reati di questo genere? Non lasciare solo all'istituzione l'azione di intervento, bisogna che partecipino tutti, perché atteggiamenti più consapevoli permetteranno a noi di lavorare con molta più efficacia. Presidente, perché questo Museo dei Crimini Ambientali qui al Bioparco di Roma? Beh, l'obiettivo è sensibilizzare il pubblico ai crimini ambientali e spero che il crimine ambientale sia riconosciuto presto come crimine contro l'umanità. Noi faremo conoscere ai bambini questo mondo, il crimine ambientale. Il crimine ambientale praticamente è, spero che sia presto riconosciuto come crimine contro l'umanità. Il museo che sarà visitato dai bambini, questi bambini forse dopo questa visita, io sono sicuro che domani, dopo che alcuni bambini visiteranno il nostro museo, forse domani ci sarà qualche bracconiere in meno.